Via! A Sulmona, dopo l'avvincente epilogo della giostra cavalleresca, si è svolta anche la 20ª edizione della giostra cavalleresca d'Europa e la 14ª dei borghi più belli d'Italia. Un'edizione della pace nel nome di Celestino V, anche quest'anno in notturna, formula che per la suggestiva bellezza di Piazza Maggiore si è rilevata ancora una volta vincente. A conquistare gli ambiti pali il borgo di Santa Maria della Tomba, Bugnara e Celano. Possiamo dire che quest'anno veramente le giostre della ripartenza sono andate veramente benissimo. Giostre Sulmona abbiamo fatto tutto esaurito e come vediamo questa sera anche c'è molto pubblico che ci ha onorato di venire a vedere questa nostra manifestazione dedicata all'Europa. Abbiamo delegazioni europee che sono nostri ospiti, quindi quest'anno veramente è qualcosa di eccezionale. È importante esserci, è importante dimostrare con i fatti la vicinanza al comune di Sulmona. Dobbiamo essere tutti uniti come aree interne e lavorare gli uni per gli altri. La serata di oggi è una serata stupenda, importantissima, e come capoluogo di regione era importantissimo essere presenti. Ma la giostra europea nella giornata di oggi si è trasformata in giostra europea della pace. Le 20 nazioni che partecipano a questa giostra sono tutte d'accordo perché Sulmona venga individuata come giostra europea della pace. Le gare si terranno nelle diverse nazioni, il clou avverrà a Sulmona con questo titolo. Da oggi, prossimo anno in poi, sarà la giostra della pace europea ed è l'unica giostra europea della pace. Questo messaggio di pace, questo suggello con questa giostra europea a mettere insieme, come si suol dire, gli uomini di buona volontà per cercare di costruire un futuro di cooperazione, di collaborazione, di amicizia fra i popoli, è davvero molto importante ed è molto significativo che venga a Sulmona, città che insieme all'Aquila e tutto il territorio abruzzese è legata da questa grande eredità celestiniana che nel messaggio di pace e di umiltà ha fondato fortemente il proprio carattere e la propria identità. E queste rievocazioni storiche sono un volano importante per il turismo perché raccontano quella specificità, quella cosa unica che si può trovare qui e che motiva tante persone, speriamo sempre di più, a venire qui, a passare loro qui il proprio tempo libero, a fare turismo dove trovano non soltanto la bellezza dei luoghi ma anche un profondo messaggio culturale e spirituale.